Una colonnina salvavita è stata collocata questa mattina nel piazzale di Palazzo di Città Ponte Cagnano Faiano. L'importante iniziativa dedicata alla memoria di Domenico Landi, già presidente della Consulta Comunale degli Anziani, rientra nell'ambito del progetto Cuore, grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto dal sindaco di Ponte Cagnano Ernesto Sica con l'associazione Angeli del Cuore Onlus, guidata dal presidente Carmine Camicia, consigliere del comune di Perugia. All'evento, insieme all'amministrazione comunale, hanno preso parte anche i referenti di Angelo del Cuore Onlus, che sono Francesca Camici e Adolfo Stellato, che avranno anche il compito di curare la formazione dei dipendenti comunali per l'utilizzo del defibrillatore. A seguito del programma Ponte Cagnano Faiano Città Cardioprotetta, sono state già attivate colonnine salvavita presso la farmacia comunale, in località Sant'Antonio, nell'area esterna dell'ufficio postale di Faiano. L'obiettivo è quello di estendere il progetto a tutto il territorio comunale. Sì, prevediamo la realizzazione e l'installazione ogni 15 giorni di uno o due colonnine, proprio a garantire la buona salute dei cittadini, a garantire la protezione dei cittadini, quindi un grande progetto che vede realizzarsi passo dopo passo. L'importante è ecco, poterle realizzare in quasi tutti i quartieri. Noi riteniamo nell'arco di 3-4 km realizzare una colonnina e quindi per noi questo è importantissimo.